Ciao a tutte ragazze, bentornati sul mio canale, sono Cris75. Ci siamo finalmente, adesso l'apriamo, ragazze belle. Guardate un po'. Volevo già farlo ieri questo video, ma ieri non ce l'ho fatta. Stamattina neanche, in totale sono le 3:30. È un giorno che aspetto di farla. Allora, c'è dentro il suo libricino. Questo che poi guarderò bene che cos'è. E il giornale. Vedete? Poi li guardiamo bene. Andiamo a aprire, ragazzi! Ah, ho spaccato la carticina. Non volevo spaccarla. Ecco, era bello chiuso. Sigillato stra bene. Oh! Ma cosa c'è dentro? Ma quante cosine! 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosine anche questa volta. Iniziamo da questa. Vediamo che cos'è. Aspettate che la guardo bene. Ah, oh cavoli! È per la vasca profumatissima. È un'edizione limitata per il compleanno di Look Fantastic. Vedete? Praticamente penso che farà un buon. Io l'apro per sentire il profumo. Tanto. Già. Mamma ragazze! Mamma che buono! Di dolci dolcini, sa di. Vedete dentro? Avete in mente proprio quei quadri cioccolatini che mettono sopra? Mamma che buona! Ragazze, non vedo l'ora di farmi un bel bagnetto e farlo. Dovrebbe sciogliersi e profumare l'acqua. Però non so se la colora anche perché è bianca, vedete? Però ve lo dirò sicuramente. Vedete? Look Fantastic. Buble, Look Fantastic. Poi vedremo, ragazzi. Poi questo cos'è? Ve lo dico. Ah, ho già capito. Per lavarsi. Vedete? Molto brown, London. Vediamo un po' il profumo. Sa di zenzero, cedro, buono per la doccia questa. Questo è. Cavoli, bello, 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 bello. Mi piace un sacco anche questo, ragazzi. Poi questa. Aspettate un attimo. Vitamina, ah. È una crema per il viso, mi sembra. Aspettate che guardo. Sì, è una crema per il viso. Ah, dovrebbe essere rigenerante. Vediamo. Vediamo come sarà. Sentiamo un po' il profumo. Sapete che fissazione che ho sempre. A me viene in mente l'arnica, se sapete che odore ha. Questo qua invece è un lucidalabbra. Vediamo un po', aspettate che lo apro. Eh sì, bisogna. Non riesco. Cavoli, le forbici le ho di là. Ah, ce l'ho fatta. L'ho sforzato e si è aperto. Adesso tiro via tutto. L'ho messo così perché magari li vedete meglio i prodottini se vi lascio girati così. Il telefono l'ho messo girato verso il tavolo, vediamo. Sì. Vediamo un po'. Un po' più trasparentino. Poi andremo a provarli. Hanno odore anche questo di zenzero, ma dimmi te, ma ormai mettono zenzero da tutte le parti, eh? Ti dà un effetto fresco sulle labbra. Picchi Petra si chiama. Buono. Questo qua invece è un contorno occhi.
della Cadaieu. Vedete? È un contorno occhi. Questo lo conosco già perché l'avevo già visto anche in farmacia. Questo invece, vedete? Picchipetra. Poi li guardiamo bene, ve li faccio vedere bene. Comunque anche la scatola è bellissima, è azzurrina così, è un verde azzurro. Questo invece cos'è? Se lo apriamo, eh. Arrivo, ragazze belle. Niente. Questa per le... Questa qua per le sopracciglia, ragazze. Aspettate, eh. Poi ve lo faccio vedere, vedete? Vedete? Bello. E poi c'è anche il suo pettinino per le sopracciglia. Bello, bello, bello. Mi serviva proprio perché la matita stavo finendola, ma fai te, che fortuna. Cavoli! Beh, anche questa volta, ragazze, io sono contenta. Adesso guardo il libricino per dirvi pressappoco anche. Sono curiosa di questo qua perché ha un effetto sulle labbra come da un pizzichio. Per me è tipo un attimino, che leggo. Allora, praticamente vi spiego per quello che ho capito dal libricino. Allora, questa qui, perché è tutto solo in inglese, dunque è una traduzione di una che non conosce l'inglese, ma che va a steam, come dico io. Vediamo di capirci qualcosa. Questa dovrebbe essere una crema in gel, dovrebbe essere rinfrescante, rigenerante, e praticamente dice che c'è dentro rosa e camomilla. È una specie di lenitiva, penso, una cosa così, da quello che ho capito io. Me la metto ben da vicino così. Ecco, così l'avete. Ecco, così è proprio inquadrata bene. Così voi lo leggete. Chi ci capisce meglio di inglese? Illuminante. C'è dentro vitamine. Però quello che sono sicura è che c'è dentro rosa e camomilla. E questa qua verrebbe al pubblico 14. Poi questa è bergamotto arancia ed è un docciagel buono e viene 10 euro. Beh, non sarà il 100, sarà quello più grosso, penso, è 10 euro. Poi questo qua, anche questo, ha un sulle labbra, senti quel freschino, te le senti, boh, è un effetto bellissimo sulle labbra, di fresco. Peachy si chiama, per me è una cosa, sto guardando, sì, dice come se te le dovesse sublimare, infatti, perché è troppo buono la sensazione che ti senti sulle labbra. Ed è così, aspettiamo, vediamo se riesco a inquadrarlo. Eccolo qua, che sono riuscita a inquadrarlo. E basta, perché altro non c'è scritto niente. Poi, e questo qua verrebbe 12 al pubblico. Infatti, questi sono i prezzi di quelli che vi sto dicendo, sono i prezzi delle confezioni normali. Queste sono le prove, avete capito? Cioè, sono le miniature praticamente, perché anche questa qui della Cadeau, io lo so benissimo che costa 16 euro perché l'ho vista in farmacia, ma non questa misura così piccola, quella più grossa, vedete, questa qua. Questa non me la inquadra. Ah, adesso sì, forse. Questa è per il contorno occhi. Ed è buona perché anche questa è all'uva. Quindi
e verrebbe 16,50 euro, ve l'ho detto. Poi c'è la buble, vabbè, questa che è quella per la vasca. Vediamo un po' cosa dice. Sì, profumi, sì, infatti, profumo di torta di compleanno, infatti. E viene 4,99 euro al pubblico. Ma è troppo buona, non vedo l'ora di provarla. E questa qua invece la Slack. La faccio vedere da vicino se riesco. Ecco. Ce l'ho fatta, che è la matita per le sopracciglia, ma è stupenda, eh. È perfetta. Questa mi piace proprio, mi serviva 6,49 euro. Sono molto molto soddisfatta di tutte le cosine che mi sono arrivate. Vediamo se c'è già quella del prossimo mese. Cioè, perché spoilerizza sempre una cosa. Infatti, c'è questa qua, sarà una maschera, penso. Sì, una maschera. Me la metto vicino così la vedete. Illuminante. Benissimo, sono contenta. Sono soddisfatta anche di questo mese qua. Devo essere sincera, questo mi piace tantissimo. Questo tantissimo per l'effetto fresco che ti lascia sulle labbra, te le lascia fresche come se fossero boh, buona. Questa, cioè, mi serviva e questa qua, perché sono un sacco curiosa di sentire il profumo. Queste le proviamo. Questa qua vi dirò. Vediamo. Dunque, vi saluto, ragazze. Se questo video vi è piaciuto, pollice all'insù. Se non vi è piaciuto, pollice all'ingiù. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina, così vedete quel muso là dietro, tutte le mattine, perché io i video li metto la mattina. Ciao ragazze, buona giornata!